Perché ha tanta intimità con delinquenti e trafficanti? Perché si nasconde dietro schede telefoniche peruviane come qualsiasi malfattore? Perché ripara i suoi atti di beneficenza, se sono tali, dietro ad accordi segreti e misteriosi? Perché invita la Vitola a non tornare in Italia? Perché quel linguaggio da malavita per mascherare i pagamenti fatti dalla sua segretaria? Perché usa lo Stato per tacitare i ricattatori, presentando Bertolaso e Tarantini e intervenendo sulla finanza su ordine di la Vitola? Perché usa la RAI e i suoi dirigenti per ottenere favori da giovani donne in cambio di promesse di carriera nello spettacolo? Perché paga chi minaccia di metterlo con le spalle al muro invece di denunciarlo? Perché ha paura di essere interrogato dai magistrati di Napoli? Vorrei sapere perché Berlusconi, con il paese in crisi, passa più tempo a parlare con la Vitola e Ghedini che non con Trichet e Barroso. Cavaliere, risponda. Cavaliere, risponda. Cavaliere, risponda. Risponda. Risponda, cavaliere. Cavaliere, risponda. Cavaliere, risponda, per favore. Risponda. 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 Ci risponda, cavaliere.